Condannata in Cassazione la donna che ebbe un figlio da un 14enne, si è costituita al carcere di Sollicciano. La visitazione del Pontormo resti nel territorio, meglio se a Carmignano, così il noto filosofo Massimo Cacciari. L'export del distretto in calo del 4% rispetto all'anno scorso, in sofferenza soprattutto il mercato inglese e quello americano. Buongiorno dal telegiornale di TV Prato, apriamo questa edizione con la notizia della condanna in Cassazione della donna che ebbe un figlio da un ragazzo di 14 anni. La donna si è costituita al carcere di Sollicciano. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dal legale della donna di Prato che ebbe un figlio da un 14enne a cui dava lezioni private di inglese. La donna, oggi 35enne, è stata condannata in via definitiva a 6 anni, 5 mesi e 15 giorni inflitti dal Tribunale, confermati in Corte d'Appello con uno sconto di 15 giorni di pena per atti sessuali e violenza sessuale per induzione su un minore. La donna ieri si è presentata spontaneamente nel carcere di Sollicciano, dove esiste una sezione femminile, per cominciare a scontare la pena. I fatti risalgono al 2018, quando la donna, che dava ripetizioni d'inglese all'allora 14enne, partorì un bambino avuto dalla relazione col minorenne. La vicenda venne a galla quando il minore confidò alla madre che quelle ripetizioni erano diventate ben altre e che addirittura dalla relazione era stato concepito un bambino. L'esame del DNA confermò che il padre del bambino era in effetti il minore. La Corte d'Appello, che si era espressa nel maggio dell'anno scorso, aveva invece ribaltato la posizione del marito della donna, assolto con formula piena dopo una condanna in primo grado per essersi attribuito la paternità del neonato. Il filosofo Massimo Cacciari interviene sul dibattito della Visitazione, il capolavoro del Pontormo, che dovrà lasciare temporaneamente la Pieve di Carmignano. Non ha senso spostarla dai luoghi in cui si trova, ha detto l'ex sindaco di Venezia Piero Ceccatelli, intervistato per la rubrica Buongiorno Prato, pubblicata ogni giorno sul nostro sito tvprato.it. Il bene primario deve essere la salvaguardia della Visitazione dal punto di vista ambientale e della sicurezza. Stabilito ciò, non ha senso spostarla dai luoghi in cui si trova. Il filosofo Massimo Cacciari, già parlamentare nazionale ed europeo, interviene nel dibattito sulla Visitazione del Pontormo, il capolavoro del manierismo che dovrà lasciare temporaneamente la Pieve dei Santi Michele e Francesco a Carmignano, soggetta a lavori alle travi del tetto. Cacciari è stato coinvolto nel dibattito sul temporaneo spostamento del dipinto da Piero Ceccatelli, autore della rubrica quotidiana Buongiorno Prato, pubblicata online alle prime luci della mattina su tvprato.it. Cacciari, scrive Ceccatelli, non ha mai nascosto la predilezione per il capolavoro del Pontormo, al quale dedicò una colta ed appassionata Lectio Magistralis nel 2019. La Visitazione non ha bisogno di promuoversi tramite una collocazione di particolare richiamo, è lei e basta, è legata a un territorio ed è corretto che vi rimanga, afferma l'ex sindaco di Venezia, un'opinione questa che coincide con quella del vescovo di Pistoia Tardelli e del sindaco Prestanti, decisi nel mantenere la tela nel luogo di origine, anziché collocarla altrove come era stato paventato. L'interesse e la passione di Cacciari nei confronti della Visitazione sono conseguenza della frequentazione e della profonda conoscenza della Toscana. Nel 2015, su invito dell'allora vescovo di Prato, Franco Agostinelli, il filosofo incontrò la città e disse che il nostro territorio dovrebbe essere più abile a promuovere le proprie bellezze. 8 anni dopo, Ceccatelli gli chiede se conferma o smentisce quel giudizio. Confermo, conclude Cacciari, perché incontro poche persone che mostrino di conoscere la città, malgrado i tesori che ha. E alla domanda quali sono i tesori che ammira, Cacciari risponde: il Duomo, Donatello, il Castello dell'Imperatore, ma soprattutto gli affreschi dell'Ippi in cattedrale. Parliamo di economia del settore del tessile e abbigliamento. Frenano le esportazioni nei primi 6 mesi del 2023. Sentiamo i numeri contenuti nel monitor dei distretti della Toscana realizzato da Intesa San Paolo. Dopo un 2022 brillante, frena l'export del tessile e abbigliamento di Prato. Nei primi 6 mesi di quest'anno le esportazioni calano del 4%, con una perdita a doppia cifra nel mercato inglese meno 26,9% e americano meno 26,7%. Stabili invece i principali mercati di riferimento come Francia, Germania e Spagna, mentre volano Polonia più 23,4% e Turchia più 14,4%.
A dirlo è il monitor dei distretti della Toscana. L'analisi condotta da Intesa San Paolo, che evidenzia l'andamento economico dei distretti e dei poli tecnologici a livello regionale. L'analisi conferma ancora una volta la centralità dei distretti toscani nell'economia regionale, che rappresentano il 53% dell'export complessivo. Il comparto più rilevante per valore di esportazioni risulta proprio il sistema moda, che ha realizzato 8,3 miliardi di euro di vendite all'estero, con un leggero calo rispetto al 2022, pari al meno 3,3%. Nello specifico, i distretti del sistema moda hanno registrato un rallentamento nel secondo trimestre dell'anno, con un calo dell'export del 9,7%, a fronte di un aumento del 3,8% maturato nel periodo gennaio-marzo. Quattro distretti del sistema moda toscano si collocano infine tra i primi 15 distretti per percentuale di imprese inserite nelle filiere del lusso. Prato si colloca al 14° posto, con una concentrazione di imprese che sfiora quasi il 18%. Oggetti che custodiscono ricordi e che ci parlano della vita e della società di un tempo. Ne conserva a migliaia Giorgio Lavorini, pensionato di Vaiano e per 40 anni dipendente della Cassa di Risparmio di Prato. Siamo andati a fargli visita per scovare nella sua sterminata collezione alcuni pezzi iconici. Non è che li lascio nel sonno tutti questi oggetti, bensì li sfoglio, li rivisito, eccetera, e a volte ci trovo anche delle cose molto ma molto nostalgiche, belle. 82 anni è una vita da raccontare, ricordare e conservare. Per Giorgio Lavorini, originario di Massa e Cozzile ma pratese d'adozione, la memoria resta la vera finestra sul suo passato e su quello della sua famiglia. Una famiglia segnata da un lutto importante, con la scomparsa del padre nell'agosto 1942 durante la campagna di Russia. È lì, da quell'assenza, che nasce il bisogno di conservare tracce per non disperdere pezzi di felicità vissuta e condivisa. Ed è così che Lavorini ci apre le porte della sua casa a Vaiano, dove migliaia di oggetti ci parlano dei suoi affetti, ma anche della Prato che fu. Un nucleo consistente della sua sterminata collezione è infatti riservato ai gadget della Cassa di Risparmio di Prato, che lo ha visto impegnato come impiegato e poi funzionario dal 1960 al 2000, anno del suo ingresso in pensione. Tutti gli anni faceva calendari, quaderni per le scuole, mi ricordo addirittura sottopentole, portachiavi, pile, altra oggettistica per la casa che faceva molto, era molto utile. Io rivedendo e maneggiando questi oggetti proprio ne provo un piacere, oltre a provarne tanta nostalgia, però anche un piacere immenso. Non solo oggetti con il logo della Cassa di Risparmio. Lavorini conserva, tra le tante cose, intere serie di acquasantiere, orologi da tavolo, sveglie, chiavi antiche, monete, macchine da scrivere. Immancabili anche i pezzi legati alla sua infanzia, come l'amato cestino per la merenda dell'asilo. E curiosa, la sequela di banconote da 1000 lire disegnate dai cittadini e passate di mano in mano. Dal 1990 fino al 1998 ero preposto alla cassa principale, cioè responsabile della cassa principale, quindi praticamente insomma maneggiavo molti contanti, perché all'epoca carte di credito eccetera non erano ancora in vigore come ora, si maneggiavano tanti contanti e fra questi capitavano anche le banconote da macero. Le banconote da macero erano quelle che erano ospedali gassate o strappato, scritte anche, e quindi queste qui scritte ovviamente mettevo il controvalore in cassa, non è che mi approfittassi, per carità di Dio, e le ho collezionate tutte. Eppure, nonostante la vena nostalgica, questo lucidissimo 82enne non disdegna la tecnologia. Social, tablet e cellulare sono il suo pane quotidiano. Praticamente non posso non adeguarmi ai tempi moderni e percorrere lì anche, in quanto se no mi fossilizzerei veramente. Mi sono espertizzato su questi social, li pratico molto e ho tanti amici, veramente tanti followers, come si dicono oggi, come si dice oggi, ne ho più di 1000, e con i quali insomma dialogo spesso e pubblico ciò che sono tutti i miei ricordi, e vengono sempre molto molto.
Si chiama A tavola con i cibi per la salute ed è la pubblicazione frutto della collaborazione tra la Lilt di Prato e l'Istituto Alberghiero Datini. Nel volume trovano spazio le ricette dei giovani chef con ingredienti salutari e utili per prevenire l'insorgere di malattie. Del progetto si parlerà stasera ad Obiettivo Prato, il nuovo format in onda alle 21, subito dopo il telegiornale. Adesso è il momento delle previsioni meteo, come sempre a quella del Consorzio Lamma. Una buona giornata a tutti, andiamo a vedere subito le ultime immagini che ci giungono al satellite, immagini che ci mostrano la perturbazione che è transitata sulla nostra regione nella giornata di ieri, ormai sul centro-sud Italia si sposta verso Levante. Resta tuttavia un flusso umido e mite anche sul centro-nord Italia, quindi anche sulla Toscana, flusso che porta ancora della nuvolosità e qualche pioggia. Andiamo a vedere infatti la previsione per il pomeriggio di oggi, abbiamo indicato la possibilità di qualche pioggia sui rilievi settentrionali, possibilità anche di rovesci o brevi temporali sulla costa centro-settentrionale. Si tratta comunque di fenomeni piuttosto isolati che, come vedete, si potranno verificare anche sulle zone meridionali, sulle colline metallifere, sul monte Amiata. Su gran parte della regione però non sono previste piogge, il vento soffierà dai quadranti occidentale, ovest e sud-ovest, sarà forte sul litorale centro-settentrionale, il vento che tenderà a entrare anche un po' nell'interno, il mare sarà molto mosso o agitato sul settore settentrionale, mosso invece quello meridionale. Temperature oggi pressoché stazionarie con valori intorno ai 20-22 gradi. Per quanto riguarda la giornata di domani non cambia molto, ancora permangono condizioni di estrema variabilità, caratterizzata ancora da un flusso mediamente occidentale, forte sul litorale centro-settentrionale, vedete non si attenua il vento, ancora il mare sarà molto mosso o agitato. In mattinata possibilità di qualche pioggia ancora una volta a ridosso dei rilievi settentrionali. Nel pomeriggio non cambia la situazione, possibilità di locali piogge ancora sulle zone di nord-ovest in particolare. Le temperature stazionarie in lieve aumento, intorno ai 22 gradi sulle zone interne. È tutto per il momento, grazie per l'attenzione e una buona giornata. Ed è tutto anche per questa edizione del telegiornale, l'informazione torna questa sera alle 20:30. Grazie di averci seguito, buona giornata.